Ciao a tutti e bentornati con l'appuntamento delle nostre ricette 100% italiane. Visto che si avvicina San Valentino, vi suggeriamo una ricetta da preparare per una cena speciale in compagnia, le crespelle al gorgonzola. Ecco gli ingredienti. Per le crespelle ci servono uova, latte e farina. Per il ripieno invece gorgonzola piccante, radicchio trevigiano, latte, sale e pepe. Infine per il condimento parmigiano reggiano e burro. Iniziamo a preparare l'impasto delle crespelle. In una ciotola mixiamo il latte intero e la farina, poi aggiungiamo le uova e con una frusta mescoliamo energicamente gli ingredienti per amalgamare l'impasto. Lo filtriamo poi in un'altra ciotola attraverso un colino per evitare i residui dei grumi. Lasciamo riposare l'impasto e ci dedichiamo alla preparazione del ripieno. Tagliamo a pezzetti il gorgonzola piccante e lo aggiungiamo in una padella insieme al latte. Condiamo con sale e pepe e mescoliamo a fuoco dolce fino ad ottenere una crema. Tagliamo il radicchio trevigiano a listarelle e lo amalgamiamo in padella con la crema di gorgonzola, lasciando cuocere per 10 minuti circa. Adesso possiamo dedicarci alla cottura delle crespelle. Sciogliamo un po' di burro in una pentola antiaderente e la lasciamo scaldare sul fuoco. Poi versiamo circa un mestolo di impasto sulla padella e la incliniamo e ruotiamo per distribuire il composto. Facciamo attenzione ad essere molto rapidi in questo passaggio perché il composto tende a cuocersi velocemente. Aspettiamo circa un minuto e giriamo la crespella per cuocerla anche dall'altro lato, fino a quando sarà leggermente dorata. Continuiamo in questo modo fino a terminare tutto l'impasto e man mano che le nostre crespelle saranno pronte le impiliamo una sopra l'altra su un piatto. Farciamo le crespelle spalmando il ripieno di gorgonzola e radicchio, poi le pieghiamo a metà e poi in quattro. Ora versiamo del burro fuso in una pirofila e disponiamo le crespelle cospargendolo ancora con il burro e una grattugiata di parmigiano reggiano. Inforniamo per 10 minuti a 180 gradi con modalità grill e serviamo le nostre crespelle al radicchio e gorgonzola ben calde. Grazie per averci seguito e se volete altre idee per le vostre cene romantiche, venite a trovarci sulla pagina Facebook di I Love Italian Food. L'appuntamento è la prossima settimana sempre qui su Show Food. Ciao!